che questo è un luogo dove è un luogo disseminato di, anche di giochi, di elementi ludici, ci viene spesso da chiedere che tipo di giochi faceva il nostro ospite da bambino e se ancora ha un gusto del gioco. Io sono del 56, quindi si giocava, ci si inventava i giochi, perché voglio dire sostanzialmente non c'era ancora questa roba di, come dire, di essere sopraffatti dal consumo, voglio questo, voglio quello. Si aspettava la Befana e chiaramente c'era tutta una ritualità fantastica. Poi capitava che magari quando tu scendevi in centro con, magari con tua madre, tu vedevi proprio una cosa che ti piaceva in una vetrina, dicevi mamma me la compri quella cosa, e lei da Merkel ante litteram ti guardava e ti diceva o ritorna. Ecco, il ritorno, sono passati 50 anni, non è mai arrivato. Sei uno scrittore, sei anche un regista recentemente, ti sei lanciato anche in questa nuova impresa e ovviamente sei un attore, un performer teatrale. Come si coordinano tutte queste anime? Cioè come si fa a rendere semplice e gestibile un sistema così complesso? Semplificare significa anche abbattere una serie di luoghi comuni che dicono se tu sei attore non puoi fare lo scrittore, se sei performer non puoi essere poeta. Ci sono delle fasi della mia vita in cui sono stato in alcuni momenti più bravo come poeta, in altri momenti sono stato più ironico, in altri momenti ci volevano le flebbo, in altri momenti. È chiaro che, voglio dire, tu viaggi così e alle persone dai un quadro magari totalizzante di quella che è l'anima di un artista, perché poi sostanzialmente di questo stiamo parlando. Ma penso, questa è una cosa di cui io sono convinto, in qualunque essere umano c'è una sorta di predisposizione a varie forme di espressione, di diversità. Per me semplificazione significa essere naturali, cioè voglio dire essere se stessi, essere se stessi il più possibile. Molte cose le perdi per strada, però quello che ti rimane è la cosa di cui tu non dimentichi e quindi ti accompagna per questo viaggio. Ecco, in tutto questo io ho una zia, che è la famosa zia Titina, che spesso mi telefona e mi chiede che cos'è lo spread, che cos'è la spending review, che cosa sono i project bond, se andrà mai in atto l'euro bond, se toccherà i suoi risparmi sulla posta, che lei giustamente dice da pensionata, io quando andavo in posta volevo che mi davano la pensione, mi contavano i soldi, io volevo vederli, volevo toccarli, volevo mettermi i soldi nel petto. Era una cosa semplice, diciamo. Era molto semplice, perché poi la zia Titina, invece di inserire il PIN nella scheda, spesso si sbaglia coi numeri e quindi telefona a sua figlia, usa il numero di telefono della, e la figlia risponde attraverso il PIN e dice scusa mamma, ma perché mi hai chiamata? Dice, ma mica ci chiamata a te, io ho fatto, mi devo prendere la pensione. Tu ti devi prendere la pensione, perché devo pigliare la pensione a me? Ma come ti pigliate la pensione? Quindi c'è una rissa in atto, c'è una possibilità di far succedere un omicidio. Tu sembri uno che nella vita, insomma, ha sprecato, ha vissuto e si è dato. Cosa hai risparmiato e che cosa hai sprecato? Dunque, allora, zia Titina direbbe, e me lo dice spesso, che con quello che io ho dilapidato, lei si sarebbe fatta 3-4 palazzi di casa. Io ho dato, col risparmio rapporto zero, non avendo mai avuto niente e aspettando questo benedetto ritorno, quando tu, quella volta, due volte, tre volte, 10 volte, 20 volte, 100 volte, hai, non puoi, come dire, devi consumare, devi vivere, devi godere. Detto questo, in qualche modo, quello che ho risparmiato è stata quella purezza di cui parlavamo prima, quel candore che ritrovo negli occhi del ragazzo che ho sulla mia foto, del ragazzo che ho sulla mia scrivania, che sarei io col giglio in mano. Ogni tanto, quando mi perdo o sto per perdermi, vado a guardare quel ragazzo, perché è importante sapere da dove si è partiti. Ottima, tra le varie cose si occupa anche di telefonia. Diciamo,
è in grado di fare qualcosa che ai comuni mortali non è consentito, cioè quello di inviare sms a chiunque. Chiunque vuol dire anche nel passato, nel presente, nel futuro, ma anche a persone irreali o personaggi della letteratura o del cinema. Dunque, il messaggio io lo vorrei mandare a Marlon Brando, e è un messaggio d'amore, di devozione, di filiazione, di... Vorrei chiedergli che cosa si provava a essere Marlon Brando durante le riprese di L'ultimo tango a Parigi, a sentire la carne di Maria Schneider, a sentire il calore del cappotto di cammello che gli aveva messo addosso Bertolucci, a sentire i vuoti dell'anima che sentiva lui e che io da ragazzo non riuscivo a capire, perché l'arte è immensa e può essere un grande volano per far incontrare le persone, per accorciare le distanze, per alleggerire delle cose brutte. Quindi un messaggio per dire grazie a chi fa dell'arte un uso giusto, equo, necessario e non solo di maniera, solo di facciata.